fatemi sapere sotto con un commentino, con un mi piace, se questo video vi è piaciuto, se la tipologia vi piace o se volete vedere qualche altro cibo appunto sul canale. Vi aspetto sotto nei commentini e mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete già fatto. Io vi mando un grossissimo bacione e vi lascio al video. Il sushi in questione è questo qui. Non so quanto voi possiate vederlo, però appunto è questo qui. Ovviamente berrò anche un po' di coca, spero si senta il suono. So bene di cosa parlare in questo video perché io di solito non la faccio appunto questa tipologia. Vi giuro raga, cioè io amo il sushi, amo il salmone perché è l'unico pesce che mangio appunto crudo perché gli altri. E vi giuro, cioè, mi era mancato un sacco, era da parecchio che non mangiavo sushi, vi giuro, ogni volta, cioè, wow. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi mangiate sushi. Se vi piace. Spero non siano troppo forti o fastidiosi i rumori che faccio. Io sto cercando di farli il più delicatamente possibile. Non so se ve l'ho detto, ma in questo ciotolino ho messo la salsa di soia. Qui ho anche lo zenzero. Vi giuro, troppo buono. Troppo, 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 troppo buono. Voi come state? Spero davvero tutto bene. Io normale, ce l'ho fatta a prenderlo. Io normale, diciamo. E è un po' tutta una noia, ecco, ormai. In realtà mi fa anche strano fare questi tipi di video, appunto perché non so mai cosa dire. Cioè, mentre tipo negli altri video c'è qualcosa da dire perché fai i video a tema, diciamo. Di video mukbang, poi io mi sento un po' strana perché, boh, magari per chi li guarda possono sembrare noiosi miei, non lo so. Ogni volta mi viene stinchito.
preciso, cioè a 23 anni non so usare le bacchette. Sì, dall'inizio e sono non so cos'era sto rumore e sono davvero strafiera e strafelice che H7, Teddy e Giulia siano arrivati in finale. Perché? Perché Teddy e H sono i miei cantanti preferiti appunto all'interno di Amici, è sempre stato così dall'inizio e quindi ci sono strafiera che siano arrivati in finale. Non so se capito solo a me, ma ogni volta che bevo la coca, con quella zero meno, però in generale, anche se non la bevo spesso, però quelle poche volte in cui capita, mi viene il singhiozzo, inizio a piangere, cioè vi giuro non riesco a bere la roba frizzante, boh, ce ne sono altri due però, mangio l'ultimo. Non vi ho detto che questo è un nuovo microfonino. Sembra uguale.
questioni e